Amiche e amici, salve a tutti e come sempre ben ritrovati. In questo nuovo video andiamo a fare un unboxing di un prodotto che vi confesso oramai ho da circa 4-5 mesi comprato illo tempore su Amazon e per fortuna e purtroppo utilizzato in tutto questo tempo. Dico per fortuna perché comunque è stato un acquisto intelligente, devo dire, perché mi ha consentito di venire a capo di quelli che erano i miei obiettivi, le mie finalità. Purtroppo lo dico perché, trattandosi di uno scanner OBD, ovvero di un marchingegno che dialoga con la centralina elettronica dei veicoli, delle autovetture, beh, diciamo che questo dialogo si instaura fondamentalmente quando c'è un problema. Quindi capirete che ogni qualvolta sul quadro comandi del mio veicolo mi sono trovato qualche spia che si accendeva. Beh, erano problemi. Per risolverli, per capire innanzitutto di che si trattava e poi ovviamente venirne a capo, per non andare a smontare alla cieca, visto che oramai tutti i veicoli sono pieni di sonde, sondini, controlli e via dicendo, beh, la maniera più facile per evitare anche di fare danni era quella di metterci un dialogatore, per così dire, che potesse interpretare correttamente ogni segnale, ogni spia, ogni malfunzionamento che mi si presentava. In questo vi dico subito, prima di fare questo acquisto, io avevo acquistato un altro mini marchingegno, mi pare all'epoca addirittura su Banggood, che prometteva di fare lo stesso lavoro del qui presente, ovvero di dialogare con la centralina. Era grande più o meno la metà di quello che può essere un mouse, per darvi un'idea, e si andava a collegare direttamente a quella che è la presa OBD del veicolo. La presa OBD del veicolo, per chi non lo sapesse, è semplicemente uno spinotto presente solitamente sotto al volante o da quelle parti, che consente, tramite l'aggancio di un hardware appropriato, con ovviamente il corrispettivo di quello che è la presa, di dialogare e di interfacciarsi in maniera proficua e produttiva. Beh, che dire, quello che avevo comprato per una spesa di circa 3-4 euro prometteva, sì, di farmi comunicare con la centralina elettronica per mezzo poi di un segnale Bluetooth che emetteva e che inviava al mio cellulare, sul quale già avevo scaricato anche il software, per così dire, appropriato. Però alla fine dei conti praticamente questa comunicazione non avveniva e mi sono trovato a buttare soldi e tempo. Alla fine ho deciso di spendere qualcosina in più, dicasi 100 euro più o meno, e sono approdato a questa soluzione. Ora capirete che non sono pazzo e nemmeno ho vinto la lotteria per passare da 4 euro a 100. Semplicemente mi sono reso conto che il risparmio non è guadagno, che poi il tempo che perdi non si può recuperare più, e che soprattutto se il problema non lo risolvi, insomma, va semplicemente a ingigantirsi o addirittura se ne aggiungono altri. Quindi, volendo o nolente, mi è toccato fare la spesa, per così dire, che volevo evitare. Però vi dico subito: questo scanner, qui presente Autel, viene pubblicizzato come prodotto professionale e comunque, insomma, va molto bene. Però è un entry level. Infatti, poi andando a scartabellare tra le varie pagine di Amazon, addirittura anche quelle del sito del produttore, risulta che di questi scanner, insomma, ce ne sono da 2.000, da 3.000 euro, da 4.000 euro, insomma, alla spesa purtroppo non c'è mai fine. In ogni caso, per quello che era l'intervento, il malfunzionamento con il quale mi dovevo confrontare io, insomma, questo è stato ed è ancora più che sufficiente, tant'è che ogni qualvolta si accende una spia nel quadro del mio veicolo, io collego questo marchingegno. E lui, insomma, con la schiettezza, con l'innocenza di un bambino, mi dice dov'è il problema
e io tramite questa diagnosi so dove dover mettere mano. Ora lo andiamo a spacchettare, ma prima diamo un'occhiata a quello che è la confezione esterna, che praticamente è tutta qui, cartonata con questa bella vetrinetta che ci mette in mostra il dispositivo con il suo generoso display e i suoi enormi tasti, e che un pochino ci spiega quello che fa. Allora, trasmissione, motore, ABS e sistemi di sicurezza. È uno scanner OBD2, questo è il protocollo che va a gestire. Il nome commerciale dello scanner è il MaxiLink ML629, e qua ci troviamo tre bollini indicanti l'ABS e l'SRS, il motore e questi ingranaggi indicanti la trasmissione. Praticamente riesce a comunicare sempre se la centralina del veicolo è predisposta per scambiare questi dati o per gestire questi dati, con tutte queste cose. Ha la possibilità di leggere e cancellare i messaggi di errore del motore, della trasmissione e dei sistemi di sicurezza. Come OBD2, ha tutte le funzioni. C'è la possibilità anche di fargli stampare, una volta che lo si collega al computer, i dati che va a rilevare. E ci permette praticamente, come dice qua, di leggere tutti i messaggi di errore. Mi raccomando, chiariamo subito: è un lettore di messaggi e, nel caso, riesce anche a cancellarli, ma li cancella se e solo nel momento in cui, ovviamente, li andiamo a risolvere questi problemi del veicolo. Altrimenti, cosa accadrebbe? Che noi sì, possiamo cercare di far spegnere la spia fastidiosa che ci segnala un malfunzionamento. Al momento riesce anche a farla spegnere, però, ovviamente, poi quando andiamo ad avviare il veicolo, ci sono all'interno del veicolo vari sensori piantati un pochino dovunque, che vanno ovviamente a segnalare che il malfunzionamento ancora persiste, e quindi, insomma, la spia tornerebbe inesorabile a spuntare, a lampeggiare o a guardarci con quegli occhietti fissi, rossi e cattivi dal quadro strumenti del nostro veicolo. E allora, qui ci sono poi altre specifiche. Il principale difetto che io ho riscontrato su questo prodotto è che praticamente è fornito in prima battuta in lingua inglese, e come italiano chiaramente questo non è che mi rallegri tantissimo. In ogni caso, è possibile, tramite il numero seriale del marchingegno, richiedere direttamente alla casa madre quello che è la traduzione del software integrato direttamente in italiano. Io l'ho già richiesto immediatamente, addirittura era domenica, mi hanno risposto. Forse c'era qualche dipendente che stava facendo qualcosa da quelle parti. Mi hanno risposto nel giro di 2 ore di domenica pomeriggio, e mi hanno inviato i link per poi, insomma, andare a scaricare, tramite ovviamente la presentazione del seriale del mio dispositivo, quello che era il software in italiano. Mea culpa, non l'ho ancora installato, a breve lo farò, appena ho 2 minutini di tempo, ma comunque sia, ora ripeto, vi faccio vedere in primis cosa ricevete con l'acquisto. Qua dentro lo scatolozzo non c'è più niente. Praticamente questo è il cuore pulsante del dispositivo. E qui troviamo quello che è l'uscita, o l'entrata, che dir si voglia, che ci consente di mettere un cavo che va a comunicare direttamente con la OBD del nostro veicolo. All'interno, sempre della confezione, troviamo questa borsetta imbottita, con tanto di scritta Autel e indicante il sito del produttore. Borsetta che ora andiamo subito ad aprire,
e che è dedicata per l'appunto al trasporto, alla conservazione del nostro scanner nel momento in cui andassimo a sbarazzarci della confezione cartonata. Qui all'interno troviamo il manuale d'uso relativo ovviamente a questo prodotto specifico. Ahimè, tutto in inglese, non c'è la presenza di altre lingue, ma comunque scoprirete nel momento in cui lo andate a collegare che è molto molto intuitivo. Si tratta di andare a selezionare un menu in inglese assolutamente elementare, sicuramente più elementare addirittura di quelli che sono i menu dei cellulari. E in questo dobbiamo andare a fare la ricerca quando andiamo a collegare il dispositivo con quello che è il nostro veicolo. Ci si apre subito un menu con le tipologie, le marche di tutti i veicoli disponibili e dobbiamo andare a selezionare magari la ricerca automatica in modo che si interfacci senza andare a selezionare più di tanto i vari modelli. Qui, insomma, troviamo alcune caratteristiche, una piccola guida per comprenderlo. Ma vi ripeto, io sinceramente non ho mai aperto questo libricino. Poi, nel momento in cui si va a collegare lo scanner, risulta tutto quanto molto molto più semplice. E quindi, come si va a collegare? Semplicemente qui dentro troviamo il cavo che ci permette di interfacciarlo all'OBD del veicolo. Lo andiamo a collegare nella parte sommitale, nella parte superiore, vedete, qua ci sono anche due vitine. Allora, facciamo così, stringiamo il cavo e poi ci andiamo a cercare la uscita OBD del nostro veicolo e vi colleghiamo, il cavo dall'altra parte. Questa è la maniera per mantenere, per leggere i messaggi che ci vengono riferiti dalla nostra centralina e in più sempre qui all'interno di questa borsa troviamo anche un cavo USB che va collegato nella parte sottostante del dispositivo che gli consente all'occorrenza di interfacciarsi con un computer e quindi stampare anche i messaggi che riesce a trarre dalla centralina elettronica. In più qui c'è una piccola memoria SD che viene fornita sempre con tutto l'ambaradan che praticamente gestisce, anzi ha al suo interno quello che è il software che gestisce l'apparato. Come vedete già qui da questo piccolo foglietto illustrativo possiamo comprendere come andarlo a montare correttamente, andarlo a collegare alla OBD e poi insomma una volta collegato anche a veicolo spento il dispositivo si alimenta direttamente, si alimenta, si accende, fa comparire quello che è il menu, in questo caso a colori da selezionare per quanto riguarda il modello del veicolo e una volta selezionato il modello del veicolo abbiamo anche la possibilità di andare a selezionare a loro volta quelli che sono gli ambienti da scansionare, quindi quello che è il sistema di sicurezza con l'ABS, il motore o la trasmissione. Questo sempre dipende da quello che è la gestione della centralina proprietaria nel veicolo e quindi se la centralina, ad esempio, gestisce anche il sistema di trasmissione, con questo apparato avremo la possibilità di leggere tutti quelli che potrebbero essere piccoli difetti, malfunzionamenti in atto e tramite questa diagnostica andare a correggerli, quindi insomma sapremo dove intervenire. In definitiva, beh, ovviamente ci vuole un test, ci vuole una prova, ve lo devo far vedere in opera. Ma considerate che da veicolo a veicolo ci sono delle differenze, perché nel dialogo poi insomma quello che realmente conta è come la centralina elettronica va a indicizzare un pochino
tutta quella che è l'elettronica del veicolo. Come vi accennavo prima, ci sono veicoli tipo il mio che, ad esempio, non gestiscono il sistema di trasmissione, quindi nel momento in cui io collego questo apparato che sì lo gestisce, che sì ha la possibilità di leggere tutto, beh, mi dà errore perché semplicemente è la mia centralina che non prevede questa gestione. Per quanto invece riguarda i sistemi di sicurezza, come ad esempio possono essere gli airbag o le cinture, mi saltano fuori tutti quanti i messaggi relativi ad un eventuale malfunzionamento, blocco o difetto, e quindi insomma mi indica anche là dove devo intervenire, che so, cintura passeggero, cintura guidatore, airbag, e mi dice anche qual è. E lo stesso discorso vale un pochino per tutti quelli che sono i sensori sparsi all'interno del veicolo. Quindi, ad esempio, se ho un problema al sensore che controlla, che so, la temperatura del liquido di raffreddamento del motore, oppure una qualsiasi sonda presente all'interno del motore, beh, tramite il marchingegno mi viene segnalato questo errore, io capisco dove devo andare ad agire e alla fine dei lavori posso anche spegnere quelle che magari sono le spie che inizialmente mi si erano accese con fare minaccioso sul cruscotto e le posso andare ad annullare. Quindi a problema risolto, seleziono cancella errori e gli errori finalmente scompaiono, tutte quelle lucine rosse che possono farvi sembrare il cruscotto un albero di Natale in fiamme. Quindi, detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio per la pazienza manifestata durante la visione di questo video. Se avete delle domande al riguardo, fatele pure. Evitate, vi ripeto, di spendere quei 3-4 euro per il lettore OBD economico, Bluetooth, eccetera, che poi si interfaccia con lo smartphone. Non serve un cavolo. Qualcuno dice di sì, ma io veramente, provandolo su diversi veicoli, non sono riuscito a cavare un ragno dal buco. E poi, insomma, ci becchiamo nel prossimo video che farò, nel quale andrò a collegare questo dispositivo direttamente all'OBD del mio veicolo e vi faccio vedere come in automatico si accende, come c'è la possibilità di interagire sui vari segnali che la centralina elettronica manifesta, ed eventualmente anche di cancellare eventuali errori. D'accordo? Con questo è tutto. In ogni caso, ragazzi, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, buttare un like per questo video in modo che anche io sia gratificato e spronato a farne altri al riguardo. E poi ci becchiamo. D'accordo? Un saluto e alla prossima. Ciao!